Alla vigilia di un'annata storica, anche se in compagnia di questo Covid, il Di Santo Dionisio Bomba si prepara a partecipare al campionato di prima categoria, una stagione quindi davvero storica, come abbiamo detto in apertura, riconfermatissimo alla guida tecnica mister Edoardo Del Peschio, che all'occorrenza è sempre utile anche tra i pari, anche se abbiamo visto quest'anno si sta allevando in casa un erede. Io Antonio, questo è un anno storico per il nostro paese, perché per la prima volta facciamo la prima categoria, una categoria importante dove cominciano a esserci, oltre che squadre forti, paesi importanti e giocatori pure di un certo livello che vengono qui nel nostro paese a giocare. Quindi la cosa importante è, come dici tu, io continuo a giocare, però sto cercando di trovare un ragazzo, ce l'ho dietro di me, uno bravo, e sto cercando di farlo crescere, prima o poi inizierà anche lui a giocare. E vorrei dire una cosa per quanto riguarda l'anno scorso, perché col Covid siamo fermati, però devo fare proprio un ringraziamento, un plauso a tutta la squadra, alla società che mi ha messo a disposizione una squadra fantastica. E l'anno scorso non dimentichiamo che siamo stati campioni d'inverno e con 11 vittorie, una sconfitta e due pareggi eravamo primi nel girone di andata. Poi col Covid, dopo, in quel periodo proprio abbiamo avuto un calo, una flessione e con due sconfitte di fila, poi il Castelfrentano ci ha superato di un punto, però ci mancavano ancora 10 partite alla fine, quindi era tutto in palio. Io logicamente alla società ho chiesto di tentare di fare la prima, pure per un premio nei loro confronti di questi ragazzi. Infatti, come vedi, la squadra è stata riconfermata quasi tutta quanta, tranne due o tre ragazzi che sono andati via, li abbiamo rimpiazzati con altri due di over, e logicamente abbiamo dovuto mettere anche degli under. E volevo parlare di questi innesti che sono comunque di qualità per la vostra squadra. Sì, sono allora due innesti di over che sono praticamente, riconosciamo tutti, sono Moreno Del Roio, che l'anno scorso stava con la Tessa Mariotano e ha fatto le fortune della Tessa Mariotano, l'ha fatta arrivare in promozione, e quindi un grande acquisto. E poi abbiamo preso Antonio Mainella, un difensore da affiancare a Nicola Vitullo, il nostro capitano, che ci dà solidità pure nella fase difensiva. Poi abbiamo preso tre ragazzi under. Uno si chiama Morano, che viene dalla Tollese, è un ottimo ragazzo, ha fatto anche settori giovanili di squadre professionistiche. E poi abbiamo preso Staniscia, che viene da un anno di inattività, però ha grandi doti tecniche e tattiche, è un bravo ragazzo. E poi abbiamo preso un altro ragazzo che è Di Battista, che viene da un anno di inattività perché ha avuto un problema al ginocchio, si è operato e adesso sta recuperando, però già ha cominciato a fare le partite, quindi già sta bene. E lui anche è parecchi anni che fa la prima categoria, quindi è uno già esperto nella categoria. E da poco che si sa la composizione dei gironi, voi farete parte di quello tradizionale, il girone B, dove ci sono la maggior parte delle squadre del territorio, e buon per voi, non ci sono alcune squadre che inizialmente erano tra le favorite, mi riferisco alla Faresina, al Rapino, ma comunque la concorrenza è senz'altro agguerrita lo stesso. Sì, questo anche abbiamo avuto quindi la notizia del girone a 12 squadre, quindi non ci saranno Faresina e Rapino, che sono due compagini molto molto forti, però lo stesso è un girone molto molto forte, cioè non ci sono squadre come suol dire materasso, sono tutte partite difficili da combattere domenica per domenica, anzi adesso con minor squadre, quindi non si possono fare passi falsi, e sicuramente io penso che favorita proprio non c'è, anche se tutti parlano di Altino, di Piazzano, ma allora io penso che la squadra
che vincerà sarà quella che avrà non soltanto giocatori migliori, ma la società dietro, e quindi io penso che come squadra che potrà vincere veramente il campionato, perché ci ho giocato pure, so che cosa vuol dire, è lo Scerni dove sono, e tengo anche a precisare un'altra squadra di cui sono molto fiero, dove ho giocato tantissimo, è stato Perano, e sono due squadre, oltre che sono belle squadre, ma io riconosco nella società loro grosse persone, bravi dirigenti. Abbiamo ai nostri microfoni anche il presidente Andrea Di Carlo. Nonostante la giovanissima età, è ormai diventato un veterano di questa società di Santo Dionisio Bomba. Da quanti anni è che sei dirigente e presidente? Ciao Antonio, buonasera. Dirigente da 10, diciamo, socio fondatore dalla nascita, presidente da 8, e con grande passione insieme ad altri dirigenti che ringrazio numerosi negli ultime stagioni, si sta avvicinando molta gente alla nostra società, dando una grossa mano riusciamo a portare avanti questo progetto, ecco. Siete riusciti a portare Bomba in un campionato di prima categoria. Adesso io non ricordo esattamente la storia calcistica di Bomba, ma c'è stata qualche volta la società di Bomba, una società di Bomba in prima categoria? No Antonio, Bomba non è andata mai oltre la seconda categoria, e quindi è un grande motivo d'orgoglio questo per noi. Arrivata sì tramite ripescaggio, ma crediamo che rispetto alle passate stagioni, in questa interrotta dal Covid, non ce la siamo potuti giocare sul campo, e quindi è stata legittima questa richiesta, perché mancavano ancora 8 gare, abbiamo perso la vetta all'ultima giornata e diciamo in precedenza abbiamo perso attraverso i playoff, quest'anno è stata sanzionata a tavolino la decisione. Quest'anno sarà più dura, è vero, ci sono meno squadre, ma come diceva il mister prima, non sono concesse molte distrazioni, perché poi passare dalla vetta ai bassi fondi, la classifica è più corta, basta veramente nulla. Sì, è vero Antonio, anzi, essendo meno squadre i punti a disposizione sono meno e quindi le difficoltà aumentano, già è di per sé un campionato più difficile, e ci sono squadre attrezzate, varie squadre, noi ci presentiamo con grande umiltà e vogliamo dire la nostra senza grandissime ambizioni, ma cercando di giocarcela con tutte. Qualche notizia un po' sulla nuova squadra, in parte già detta dal mister, abbiamo visto anche qualche volto nuovo che si sta allenando ma non è ancora vostro. Sì, è vero, siamo partiti a luglio con la riconferma inizialmente dei ragazzi che hanno fatto sì che questo avvenisse, che potessimo arrivare in prima categoria, e a loro è stato prospettato questo progetto che potesse essere di prima, ma non c'era ancora la certezza, e l'hanno sposato alla grande quasi tutti. A proposito voglio ringraziare Andrea Nasuti che ha deciso di smettere, e Gianluca Di Bari, Romeo Sulpizio e Carlo Pili che per diversi motivi non sono più con noi, ma hanno dato il loro apporto e quindi li ringraziamo. Adesso oggi c'è con noi anche Gianluca Iannone, che potrebbe essere diciamo l'ultimo arrivo, c'è la volontà da parte sua, la testa in promozione per lui diventa un ostacolo abbastanza duro, e quindi c'è stata espressa questa volontà, vediamo un po' la fattibilità della cosa, altrimenti siamo a posto così. Due battute per concludere sulle misure anti-Covid, sulle difficoltà che ci sono anche per quanto vi riguarda, male un po' generale. Proprio oggi c'è questa notizia che abbiamo pubblicato dei presidenti delle squadre dilettantistiche che hanno chiesto alla regione di consentire l'ingresso dei tifosi. Qual è la tua opinione? Sì Antonio, come un po' tutti i presidenti, la speranza e la volontà da parte mia, da parte nostra, è che si possa tornare ad aprire al pubblico, essendo un luogo aperto, con distanziamento, da parte nostra, da parte dei membri della società, l'impegno a far sì che la gente rispetti le regole sugli spalti, perché il calcio nostro è il calcio fatto per la gente, il calcio della passione, il calcio dei genitori, delle fidanzate,
l'anziano del paese, e quindi sarebbe, io credo, corretto così, ma sicuramente è anche la volontà della federazione, perché chi è a capo della federazione è stato presidente di società e quindi sa cosa significa. È il comitato tecnico scientifico e la regione che hanno giustamente, probabilmente, ancora dei dubbi dovuti anche alla riapertura delle scuole, all'arrivo dell'inverno, quindi ancora ad incognite a cui andiamo incontro. Io spero che si risolvi al più presto.